Troviamo nella stazione di San Severo per ricordare il 30° anniversario della tragedia ferroviaria avvenuta il 3 aprile del 1989. Come si può vedere, da lì, partendo da lì, un treno arrivando ad alta velocità deragliò nel fabbricato della stazione, provocando 8 morti e una ventina di feriti. Da subito si capì che la cosa era abbastanza grave perché ci stavano macerie e lamiere. Abbiamo qui in occasione un parente della vittima, il signor Giuseppe Ognissanti. Buongiorno. Lei è un parente della vittima, Antonio Ognissanti, vero? Sì, io sono il nipote di Antonio Ognissanti, che era il fratello di mio padre. Cosa è successo quel giorno? Ricorda qualcosa? Sì, ricordo perfettamente perché io ero venuto qui nel pomeriggio del 3 aprile 89 perché mio zio mi cercava, quindi ero venuto qui in stazione a vedere che cosa voleva. Abbiamo consumato un caffè qui al bar della stazione e qualche minuto prima io l'avevo lasciato, in quanto lui mi aveva detto che doveva stare al suo posto di comando in quanto stava arrivando il treno. Mi sono messo in macchina e me ne sono andato. Arrivato all'incrocio del via della stazione dove adesso c'è la rotatoria, all'epoca c'era il semaforo, ho visto dallo specchio retrovisore questa grossa nube di polvere che si alzava dalla stazione. Sono tornato indietro, sono entrato nella stazione e c'era un polverone che non si vedeva nulla. A un certo punto mi è uscita all'improvviso una sagoma di una persona che non so chi fosse, tutto sporco, tutto insanguinato, che mi aveva invitato ad uscire fuori. E da lì poi sono andato al Bar Venezia a chiedere aiuto e da lì in poi sono arrivato subito i soccorsi. Grazie.